L'aumento dell'euroscetticismo in Europa è un fenomeno che è nato ed ha dei colpevoli e dei motivi. I colpevoli sono quelli che stanno governando l'Europa, le tre famiglie politiche che dicono che non c'è un'altra strada oltre l'austerità. L'austerità che fa diventare l'Europa non desiderabile per i cittadini, specialmente per i giovani. Loro sono i colpevoli per l'aumento dell'euroscetticismo. Ed oggi a queste persone che hanno un pensiero critico per l'Europa, noi gli dobbiamo dare un'alternativa. E l'alternativa non è distruggere l'Europa. Noi diciamo che l'Europa dobbiamo salvarla, cambiando il suo contenuto totale, perché non sarà affascinante per i giovani, per coloro che lavorano, perché dà solo dolore, dà solo mancanza di soldi, dà solo mancanza di speranza. Dobbiamo cambiare politica, andare avanti, superando il grande pericolo della distruzione della prospettiva europea, perché con questa austerità si farà questo, si arriverà.